Ciao a tutti, continuiamo con i nostri inchiostri, sempre nella sezione degli inchiostri blu, sono tanti, ce ne sono tantissimi. Oggi ve ne presento tre diversi per azienda produttrice, caratteristiche e anche, insomma, diciamo, prestigio del marchio. Cominciamo con questo, è lo Schiffer, è un blu della Schiffer, quello che ha così, in catalogo, è un inchiostro. Diciamo un buon inchiostro, un inchiostro molto onesto, poi un inchiostro blu della Visconti e poi l'Hiroshizuku Pilot Asagao, uno dei più belli inchiostri. Ma quando dico belli inchiostri, possiamo diciamo riferirci a più aspetti. Allora, da una parte a quello meccanico, quindi della formulazione, della composizione, ma in questo caso, per esempio, non mi riferisco esplicitamente a quell'aspetto, quanto alla tonalità, all'alba gloriosa, sarebbe il colore di questo colore, ispirato a quell'azzurro che preannuncia un'alba bellissima, l'alba del giorno. E devo dire che sono riusciti a pieno a ritrovare e a ridare questo tipo di saturazione cromatica, questo tipo di bilanciamento dell'azzurro. A me piace molto. Il Visconti Blu è un inchiostro che è meno conosciuto così sul piano della conoscenza popolare rispetto ai classici Parker, Waterman, Pelican, eccetera, ma è un inchiostro da tenere presente. Procediamo con ordine, guardiamo il packaging. Beh, insomma, è onestamente un cartoncino, un cubetto di plexiglass da aprire. Vabbè, ci fa vedere cosa c'è dentro, mi sta bene, magari forse un piccolo sforzo in più, un marchio, un logo. Sì, forse si poteva fare, visto che comunque è un inchiostro che costa qualcosina in più rispetto alla concorrenza. Schiffer è un marchio molto conosciuto, produce penne davvero interessanti, evidentemente, insomma, la politica è questa. Però poi il calamaio, si fa ripagare, però, perché è un calamaio che è molto particolare. A me sembra, li ricordate i Soyuz di una volta, le navicelle spaziali, sembra proprio questo, una capsula, un disco volante, è molto bello, a me piace. Il tappo, nulla di che, c'è un adesivo sopra con una S, potrebbe essere quella di Superman, ma in questo caso è quella di Schiffer. Insomma, non è poi così caratteristica la S in casa Schiffer, infatti il marchio è un altro, il logo è un altro, potevano metterci quello, vabbè, ci interessa poco, andremo a vedere come si comporta. Passiamo a Visconti. Visconti invece ci fa. Allora, intanto questa è la confezione, quella nuova, una campana di plexiglass. Quella vecchia, molto più originale, era di cartone molto resistente, si apriva così, si chiudeva così, conteneva lo stesso calamaio, lievemente difforme da questo perché era più arrotondato sugli spigoli. Comunque, il calamaio della Visconti è bello, a me piace. Certo, fate un po' di attenzione ai giochi di equilibrio perché la base d'appoggio, come vedete, è diversa da quella di altri calamai, si sviluppa in senso inverso, però ricorda proprio un calamaio di vetro di quelli vecchio stampo. Vi ripeto, la base è solida, l'appoggio è solido, però con una spintarella, anche quando si intinge una penna per sbaglio, si tocca il bordo, è più facile che vada a rovesciarsi. Ahimè, che guai. Sì, bello, c'è diciamo, c'è riportata questa grafica Visconti incollata sopra in maniera trasparente, non è vetro, è plastica. Vabbè, gli facciamo passare anche quello. Il tappo, almeno c'è la V della Visconti con il nome dell'azienda, però come sempre guardiamo a quello che c'è dentro. Classica confezione. Hiroshizuku Pilot, sono gli inchiostri quelli belli della Pilot, la confezione è la classica, argentata, molto elegante, con questa banda colorata che è incollata sopra, che riporta proprio il colore dell'inchiostro. E qui abbiamo il signor Asagao, magnifico, bellissimo. Ho già avuto modo di parlarvi di questo calamaio, che come quello della Edelstein, per esempio, della Pelican, la serie Edelstein e anche altri, a dire il vero. Mi viene in mente i colori della terra della Carandash, presenta una
una variazione nello spessore del vetro, e questo crea delle sfumature, dei riflessi veramente belli. È un calamaio che, anche messo in scrivania sul tavolo, è bello, cambia la luce, cambiano i colori, è veramente bello. Costano, e certo, la serie Hiroshizuku si fa pagare. Vediamo se li vale tutti oppure no. Allora, procediamo con ordine, proviamo lo Schiffer per primo. Lo Schiffer ce lo proviamo con una penna che più o meno conosciamo tutti come si comporta, che è la Pelican M150 con un bel pennino fine. Andiamo a vedere questo inchiostro. Questo ve lo preannuncio subito, è un inchiostro onesto, un inchiostro che fa il suo sporco lavoro. Ink Schiffer blu. Però, ad essere onesti, è un inchiostro che mi lascia un po' perplesso su quella che è la variazione una volta che si asciuga. Cioè, il cambiamento cromatico non appena si asciuga è abbastanza evidente, e questa è una caratteristica che, per esempio, a me non piace molto. Però devo dirvi anche un'altra cosa a suo favore, che nonostante questa variazione, è anche vero che quando è asciutto è abbastanza semplice riconoscerlo, perché comunque mantiene delle caratteristiche che sono quelle dell'inchiostro suo, cioè un blu che non è un blu violento, non è un blu che si fa vedere particolarmente, insomma, è un blu, non voglio dire ordinario perché sarebbe, insomma, degradarlo un pochettino, però diciamo non stanca, è bello, è un inchiostro ordinario, ogni tanto lo utilizzo, mi piace anche dal punto di vista grafico disegnarci un po', proprio perché non stanca, non ha particolari guizzi, però è un inchiostro, ripeto, onesto, fa il suo lavoro. La variazione che vedrete, che ora apprezzeremo di più su un'altra carta, è proprio tipica di questo inchiostro, però anche una volta asciugato non dà fastidio, insomma. Però vedete com'è bello blu, com'è bello, diciamo, vivace una volta messo su carta? Guardate già com'è diverso trascorso meno di un minuto. Andiamo a vedere su Rodia come avviene questo cambiamento. È un inchiostro molto scorrevole. Per i miei gusti, per esempio, è troppo scorrevole. Blu, questa è una Pelican M150, però nulla da dire, cioè, fa veramente il suo lavoro. È molto. Vedete, appena messo giù, come molti inchiostri, è un blu bello scuro, tonico, vibrante, una bella tonalità. Guardate, però, guardate com'è già diverso qua. Non sembra quasi neanche lo stesso, vero? È un po'. Vabbè, dobbiamo fare i conti con questo. Andiamo a vedere invece l'altro, che è il Visconti. Il blu Visconti invece è di tutt'altro tenore. Volete un blu bello deciso, bello carico, bello scuro, ma che rimanga un blu, che non sia un viola, che non sia un violaceo, che non sia un nero? Quello è l'inchiostro che fa per voi. Un momento che lo andiamo a prendere. Eccolo qua. Allora, lo proviamo subito sulla carta Rodia. Possiamo usare una bella Waterman. Questa volta abbiamo un pennino M. Olè. Abbiamo un pennino M che quindi ci dà, essendo un medio, ci dà già una proporzione diversa della carica cromatica. Poi lo andremo a provare con un altro pennino. Allora, qui abbiamo invece un. Guardate che roba! Ink Visconti. È uno di quegli inchiostri che, me lo segno qua, asciuga il tratto. Quindi, se lo abbiamo visto anche, se non sbaglio, con il sepia che vi ho presentato in qualche video precedente. Quindi, se avete bisogno di snellire un pochettino il flusso di un pennino, potete utilizzare questo perché è un inchiostro. Guardate che bel blu. È un blu lapis brillante, oserei dire, proprio bello, molto deciso. Vedete che non varia molto, si siede appena, ma è dovuto all'effetto satinatura della carta in questo caso, e rimane molto, molto compatto anche come qualità, scusate, del tratto. Andiamolo a vedere su un'altra carta.
soprattutto mi interessa anche riprovarlo. Ink Visconti. Blu. Stiamo usando un pennino Waterman medio. Sì, molto scorrevole, molto veloce, però mantiene la sua qualità di colore scuro, deciso, un bel blu, un blu elegante, un blu che può ricordare qualche inchiostro della Diamine. Non so se avete già visto il video che ho fatto comparandone un bel po'. Sì, devo dire che è un inchiostro che mi piace. Voglio farvelo vedere anche nella versione di un pennino più sottile, come si comporta. Ecco, vedete, io preferisco sempre prendere in mano il calamaio perché quando l'inchiostro non è proprio sull'orlo, ma se, lo stiamo consumando e quindi sta andando giù, vorrei evitare di sbilanciare il calamaio e ritrovarmelo per terra. Questa volta lo scriviamo qua, abbiamo sempre un inchiostro, guardate che meraviglia, Ink Visconti. Eh sì, poi alla fine c'è niente da fare, è quello che scrive è il pennino, quindi è chiaro che un Waterman della Expert, per quanto bello sia, non può competere con un capolavoro di maestria come è questo Pilot Justus 95, Ink Visconti blu. Vediamo se... Sì, vedete come segue bene il tratto, andiamo a vedere, guardate come sottile riesce a mantenere queste caratteristiche, veramente molto bello. Questo è proprio, questo è un inchiostro per esempio che io ho adottato da un paio d'anni, proprio fra quelli che utilizzo quasi quotidianamente, o comunque so che quando ho bisogno di quel tipo di inchiostro lo trovo con una costanza, quindi con una coerenza di risultato nella casa Visconti. Quindi ci sono altri colori primari, Visconti non si è mai, diciamo, lanciata allo sviluppo di inchiostri particolari, ma questi che li ha sono già molto validi. E adesso andiamo a vedere se l'Asagao, che è il più costoso di tutti quanti, è quello che si fa pagare di più, vale veramente tanto di più o quanto di più. La prima prova ve la faccio a sorpresa con una punta calligrafica da 1,1, quindi da 1,1 mm. Bocchettone ampio, meglio di quello della Visconti che è un po' striminzito, diciamoci la verità. Però anche qui dobbiamo stare un po' attenti, ma è anche vero che il calamaio appoggia solidamente a terra e non solo, la trasparenza della boccetta ci permette di valutare quanto stiamo intingendo il nostro pennino. Andiamo a vedere il colore di questo inchiostro. Allora, abbiamo Ink Asagao. Se voi provate 10 inchiostri blu, ne provate anche 20, difficilmente ne troverete uno come l'Asagao. All Star. Questo è un altro di quelli che voi andate a vedere a distanza di tempo, di mesi, di settimane e lo riconoscete al volo perché ha una sua caratteristica propria e è diverso dagli altri, è un colore bellissimo. Mi spiace che ovviamente attraverso un video non riusciate ad apprezzarlo come dovrebbe, ma vi auguro di poterlo provare alla prima occasione. Vediamo invece come si comporta su una carta un po' diversa. Abbiamo un Ink Asagao. Poi guardate che scorrevolezza, oltre alla bellezza della tinta, sta bellissimo, proprio è veramente un bellissimo inchiostro. Un po' costoso, è vero, però ecco, potrebbe essere lo spunto per regalarvi qualcosa di bello al vostro scrittoio alla prima occasione. Sì, vi faccio apprezzare la scorrevolezza di questo inchiostro che non si impunta su una carta ruvida e con una punta da 1,1 perché è una punta calligrafica. Però non mi accontento, voglio proprio provarlo invece su un'altra punta. Vediamo un po' come può andare. Prendo il mio solito pennino. Allora, prendo la Pilot Falcon, non la prendo a caso questa penna, perché la Pilot Falcon,
che utilizzo di solito è un SEF, un Soft Extra Fine, ed è veramente un pennino molto sottile. Gli Hiroshizuku, che sono prodotti dalla stessa azienda, perché tanto è Pilot questo quanto è Pilot la Sagao, non sempre offrono l'accoppiata vincente. Per esempio, la Sagao, che è bellissimo, non sempre risulta essere il pennino migliore per questo, scusate, l'inchiostro migliore per questo pennino. Questo ne è un esempio, cioè questo inchiostro su una carta ruvida, vi lascio sentire, ink. Sentite come, che razza di attrito c'è? E cioè, sì, è vero che scorre, però non protegge così tanto il pennino quanto mi aspetterei. Lo lascia un po' scoperto. Cosa significa? Che se voglio rimediare, mi basta semplicemente cambiare il media, cioè cambio la carta, ne prendo una che abbia meno attrito, che sia lavorata meglio, come per l'appunto Rodia o Clairefontaine, allora a quel punto non ho più problemi di sorta perché il mio pennino, come vedrete adesso, magicamente scriverà ancora meglio. Lo proviamo subito. E infatti, guardate che meraviglia, ink. Mi sembra che la traduzione americana sia Morning Glory, proprio l'alba gloriosa. In effetti è veramente un inchiostro molto bello. Allora, ancora una volta, dobbiamo imparare non solo a innamorarci degli inchiostri, ma anche avere la consapevolezza di sfruttarli al meglio in relazione al pennino, a quello che vogliamo fare. E guardate comunque che rendimento ha, cioè lento o veloce non cambia la saturazione cromatica. Significa che la formulazione dell'inchiostro non ha quell'acqua in eccesso che allarga il tratto, diluisce la saturazione, ma è calibrato perfettamente, tanto scorra lentamente, tanto scorra velocemente. Vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, vi invito a continuare a farlo sul canale Stilographic Art. Ciao a tutti da Marco.